cambio gioco ancora di Rizzi, la palla a cercare Giasi, ancora una volta scoperto un poco Carboni, Giasi che viene puntato, la palla per il tiro in diagonale, tentato in questo caso la parte di Esteves, ma è centrale, quindi nessuna preoccupazione per Cragno, mentre riparte l'accelerazione di Sottin nel storia di sinistra, è costretto a rallentare, quindi tiene il possesso della palla e cambia gioco a destra cercando un as, lo stop di un as che riparte ancora, palla al piede, al suo fianco è scattato Zappa, una delle prime incursioni, Zappa che riceve, può andare al cross, il tocco, Pavoletti, gol! Pavoletti è ritornato al gol, il pallone è crossato dal Zappa dal fondo, il tacco di Leonardo Pavoletti e la palla in rete, modo migliore per ritornare a segnare non poteva esserci, un tacco meraviglioso di Pavoletti, pallone dato sulla destra per l'incursione di Zappa che è arrivato sul fondo, ha crossato, tacco di Pavoletti e palla in rete per il vantaggio del Cagliari. 13 minuti e 26 secondi alla Sardegna Arena, il risultato è cambiato, pavoloso Pavoletti, il tacco vincente è il suo, 2-1 lì nello studio.